Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel giardino del convento dei frati per raccontarvi la storia di Laura. Vedete, in sovrimpressione, tante email che giungono per raccontare la vostra storia. Ecco, continuate a scriverci, in tanti ci raccontate che l'email non ottiene risposta. Noi le recuperiamo tutte, oppure se lo spam ha fatto un gioco tra virgolette sporco, allora inviateci nuovamente la vostra email. Laura ci scrive, ci racconta della sua straordinaria esperienza. Una giovane donna di 29 anni, proveniente dalla provincia di Caserta, nata e cresciuta in una famiglia cattolica praticante, conosce la figura di Padre Pio grazie alla devozione di sua mamma. Tuttavia, dopo un periodo buio ed un intervento delicato all'età di 21 anni, la sua fede vacilla. Allontanandosi così dalla Chiesa, cadendo così in uno stato, le racconta, di smarrimento spirituale, la sua storia prende una svolta dopo il difficile periodo del Covid, durante il quale Laura va a sperimentare i primi attacchi di panico, inizia a percepire segni tangibili così della presenza della Madonna nella sua vita. Una sera mentre è a letto sente una forte carezza sul capo, tanto da farla saltare dal letto. Pensavo che mia madre mi avesse toccato, ma davanti ai miei occhi si palesarono le mani di Padre Pio, racconta Laura emozionata. Scossa da quell'evento, si riaddormenta. Il giorno successivo sente un'irrefrenabile necessità di recarsi in chiesa. Racconta l'accaduto al suo fidanzato, che prontamente l'accompagna. Stranamente si ritrovano a pochi passi da una chiesa a Caserta, la chiesa del Santissimo Nome di Maria, in cui Laura non era mai stata. All'ingresso nota una statua di Padre Pio e, una volta entrata, le campane iniziano a suonare a festa. Alza lo sguardo, sull'altare c'era un bellissimo quadro di Padre Pio, ricorda Laura, scoprendo solo che quel giorno era il 23 settembre, il giorno della festa liturgica di Padre Pio. Scoppia in lacrime, sente quel momento come un bentornata a casa, proprio accolta in chiesa da Padre Pio. E da quel giorno la vita di Laura e del suo fidanzato cambia radicalmente. Frequentano la messa tutte le domeniche, si confessano regolarmente, Laura si dedica alla recita del Santo Rosario, ogni anno pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo e anche nella stessa Pietrelcina. Il loro sogno è proprio quello di sposarsi il giorno della festa liturgica, il 23 settembre. La nostra vita oggi è piena di Padre Pio, racconta Laura, che non ci abbandona in nessuna circostanza. Thank you.